ai nostri microfoni, i microfoni di Grosseto Sport, la seconda intervista stagionale, se non vado errato, con Francesco Semeraro, brindisino, anzi di Fasano, pugliese, arriva da, in prestito dall'Ascoli dopo aver giocato al primo anno a livello professionistico, lo scorso anno con la Cavese. Intanto, come sta andando? Lo so da me, la classifica è quella che è, se no la gente, chi ci ascolta, dice: ma questo è frescemo. No, volevo dirti intanto questa tua stagione personale qui a Grosseto, come la stai vivendo, risultati a parte che sono importanti. Ma sicuramente penso prima al bene della squadra, e sicuramente siamo in una posizione di classifica che non ci permette di essere felici. Siamo sicuramente molto carichi per affrontare la sfida di domani, sappiamo che ci mancano 6 finali e ce la metteremo tutte, e sono convinto che attraverso le prestazioni e la cattiveria porteremo a casa dei risultati. Francesco Semeraro, come l'ha inquadrata la partita contro l'ultima partita in casa contro il Pontedera? Perché abbiamo fatto delle gare esterne favolose, 2-0 a Cesena, poi 3-1, doppio vantaggio, non siamo riusciti a mantenere il risultato. Anche Ancona, Teramo stesso, e non ultima quella che abbiamo fatto dove abbiamo sbagliato un rigore, è vero, sì, però bastava proseguire un attimino, arrivava il gol di Capanni, un rigore inesistente, almeno dalle immagini. Ecco, come stai vivendo questa reazione? Questo gruppo di partite dove veramente il Grosseto ha giocato all'altezza della situazione in campo esterno, e vedere che era un po' la partita, io dico forse, ma io dico, potrebbe essere anche decisiva per le nostre sorti, quella con il Pontedera. Ma sicuramente, una metamorfosi veramente negativa. Sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, però penso che comunque dobbiamo pensare a noi, ma neanche loro hanno fatto così tanto in più di noi. Sicuramente dovevamo fare meglio e questo ne siamo consapevoli. Bisogna, come ho detto, analizzare gli errori, quello che non va, e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Sappiamo che il tempo è poco, ma questa, quella di martedì, archiviata, abbiamo un'altra battaglia sabato e domani ce la metteremo tutta. Poi, per quanto riguarda le prestazioni col Pesaro, sicuramente anche a Teramo, a Pesaro come a Teramo, meritavamo qualcosa di più, perché poi gli episodi comunque dobbiamo ma essere comunque bravi, le prestazioni anche a Reggio Emilia, nonostante quei due gol iniziali, poi sì, con il gol di Nocciolini, sicuramente la Reggiana ha avuto iniziato ad avere paura. Le prestazioni in campo esterno ci sono state, sicuramente le prestazioni servono, però oggi servono i risultati più che le prestazioni. Le prestazioni potevano servire se manca 20 giornate al termine. Sì, ora sì, purtroppo non si può nemmeno andare a analizzare gli errori, Francesco, perché ora il tempo purtroppo è quello che è. Certo. Dobbiamo fare punti, questo ne siamo consapevoli tutti, dal primo all'ultimo, e come ho detto, già domani c'è una battaglia da conquistare e noi scenderemo in campo agguerriti per portare a casa 3 punti. Prima di lasciarti, martedì sera, dopo il pareggio 0-0 con il Pontedera, per la prima volta, diciamo, i tifosi vi hanno un po' contestato, voi, la società, un po' tutti. Anche strano che non abbiano, perché quando c'è l'ambiente che non va ci rimettono anche chi magari non ha colpa. Però voglio dire, a questi sportivi che vi hanno seguito tutto il campionato, non è facile nonostante la situazione di classifica. Ecco, cosa manda a dire Francesco Semeraro, anche a nome degli altri suoi compagni, in queste ultime 6 partite? Ma sicuramente capisco la delusione, capisco la gente, ma mancano 6 partite, di stare più compatti e vicini possibili, perché non è finita per niente, mancano, come ho detto, 6 finali, e quindi più siamo uniti e meglio è. Poi i conti li faremo alla fine, è l'importante che diamo tutto, e vogliamo che la gente sia dalla nostra parte. Capiamo sicuramente la delusione, questo bene, lo capiamo. Francesco, io ti lascio ti saluto e mi auguro tra l'altro che i conti veramente di farli, che siano i conti che puntini puntini tornino, certo. Ok? Ciao, grazie. Grazie. Della tua, ciao. Grazie.